Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Non fatevi ingannare dalla busta che sta scritto Aldi sopra. Non sono andata all'Aldi, ma ad un supermercato che ho qui sotto casa, si può dire, a 5 minuti a piedi, nemmeno. Allora, adesso vi faccio vedere. Non ho comprato molte cose, ma solo cose che avevo questa settimana scontate, così ne ho presa qualcuna. Allora, qui, beh, c'è la posta che ho preso. Ho preso una ciabatta costata 49 centesimi. Così si dice. È così. Morbida morbida. Mi sa che l'hanno appena sfornata. Poi l'ho preso per il piccolo così. Ogni tanto come divertimento glielo do. Budino della mucca mu. Così da portare una cioccolato e una alla vaniglia. Ne ho presi due e due. Poi scontati, questi li ho pagati 89 centesimi l'uno. Poi c'è le Kinder Pinguì. Scusa, un attimo, ecco. Ecco, sì, vabbè, le Kinder Pinguì scontati a 99 centesimi. Anche le fette al latte 99 centesimi e ne ho presi due pacchi 99 centesimi, che il bimbo ne va matto. Poi ho preso questa frutta qui con pera, banane e kiwi pagata 75 centesimi, un altro budino alla vaniglia 89. Poi delle patatine gusto paprika 99. Volevo anche quelle là salate, ma non c'era più nulla. Poi in questo supermercato qua c'è anche della marca Vuri, questi qua, i wurstel, che a me piacciono non tanto con il parmigiano, ma vabbè, diciamo con il formaggio. Però diciamo ogni tanto me ne gusto uno 99 centesimi. Poi c'aveva sempre della marca Vuri, questi qua, più grandi, di pollo, però senza il formaggio, per questo mi sono preso uno grande. Ah, 1,59, come potete vedere sta scritto sopra. Poi un altro, questo qua, sempre pera, banana e kiwi per il piccolo. Glieli compro così ogni tanto si diverte anche lui. E non si scoccia della frutta che gli do sempre io. Poi questo prosciutto qua era scontato a 1,49 euro e avevo dei coupon che potevo che risparmiavo diciamo 50 centesimi sulla confezione, così anziché 1,49 l'ho pagato 99 centesimi e ne ho presi due. Noi qui mangiamo tanto il prosciutto cotto e il tacchino. Il tacchino non ce l'aveva, così ne ho preso solo due di prosciutto cotto. Beh, poi c'è posta, posta. Qua, ecco qui, un altro pacco Woody, sempre con il formaggio, pagato 99 centesimi. Questo però non ci sta scritto. E poi, infine, del latte per il bimbo. Questo qua 3,5 pagato 1,35 se non mi sbaglio. Allora, ho preso lo scontrino, l'avevo preso. Scusate un attimo. Eccolo qui. Ecco, il negozio dove sono andata si chiama Edeka. Fatemi vedere. €1,39, sì, il latte 1,39 euro più 15 centesimi per la bottiglia in vetro, che poi vado a restituire e così mi ritornano quei 15 centesimi indietro. Poi ho visto che, ecco, mancava un altro budino al cioccolato, 89 centesimi,
E questa, diciamo, era solo così, frutta e verdura ne ho ancora. Li ho messi qui sopra. Li ho messi qui sopra così perché il bimbo di solito stanno giù. Però quando il bimbo cammina un po' per casa, gioca con la frutta, così l'ho messo a prova del piccolo. Come vi dicevo, tutto impagato 17,59. Come potete vedere, ho risparmiato 1 euro sul prosciutto, sulle due confezioni, da 18,59 a 17,59. Beh, questo era tutto, il mio piccolo svuota la spesa. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao e non dimenticate, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non siete iscritti iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere nessun altro video. Ciao!